non avesse visto la partita potrebbe pensare che il Verona ha passeggiato, mentre invece gli ultimi due gol sono arrivati praticamente quando la squadra in fondo aveva alzato bandiera bianca dopo aver resistito tantissimo, dopo aver giocato per oltre un mezz'ora in inferiorità numerica. L'espulsione di Kwan ha fatto la differenza, il Perugia non ha giocato una partita brillante, però nel primo tempo c'è stato grandissimo equilibrio. Sadik ha sbagliato un gol praticamente fatto, Di Carpine non l'ha sbagliato, e tutta qui stava la differenza nel primo tempo. Nella ripresa l'espulsione di Kwan è stata decisiva, determinante, ma sono state determinanti anche alcune prestazioni di giocatori sui quali si faceva affidamento, per esempio Verre, per esempio anche Rosi, che poteva e doveva portare maggiore esperienza. Gabriel è il migliore in campo, nonostante i 4 gol al passivo. Ne ha limitato tanti, ne ha parati tanti di tiri, ha tenuto la squadra in partita fino all'ultimo. Alla fine ha vinto lo Sport, ha vinto probabilmente la squadra più forte, ma ripetiamo, sono stati gli episodi dell'errore di Sadik e dell'espulsione di Kwan a fare la differenza. I tifosi alla fine, i 1500 tifosi del Perugia, hanno applaudito la squadra che è andata sotto la curva, perché la squadra ha meritato l'applauso, avendo giocato una partita dignitosa, ma contro un avversario sicuramente più forte.